Per la pratica di oggi ci basteranno due mattoncini o in alternativa anche un libro, un cuscino oppure una coperta, una tuta, un tappetino e abbezzetta. È tutto quello che ci serve per la pratica di oggi. Possiamo cominciare a portarci con le gambe incrociate, le mani sulle ginocchia, con i palmi rivolti verso il basso oppure verso l'alto. Possiamo tenere le dita in cinghia con il pollice e indice uniti. Cominciamo a chiudere gli occhi e semplicemente a respirare. Proviamo a respirare solo dal naso ed osservare in che modo l'aria entra fresca nelle narici e vi esce fuori man mano più calda. Proviamo a tenere la schiena dritta. Le spalle e i gomiti rilassati. Portiamo un leggero sorriso sulle nostre labbra. Decidiamo di dedicare quest'ora di pratica all'incirca soltanto a noi. Inspiriamo lentamente dal naso ed espiriamo altrettanto lentamente dal naso. Cerchiamo man mano di prolungare di un tempo l'inspirazione e allo stesso modo di prolungare l'espirazione. Ci concentriamo sullo spazio che c'è sulla fronte, tra le sopracciglia, il nostro terzo occhio. Proviamo ad osservarlo. Settiamo la nostra intenzione, decidiamo di dedicare la nostra pratica a qualcuno, a qualcosa, a un'idea, a un progetto, un obiettivo che conserviamo dentro di noi. Questo ci servirà per allontanare i nostri pensieri dal tappetino. Ogni qualvolta un pensiero sopraggiunge alla pratica di oggi, proviamo a metterlo su una nuvoletta e con ogni espirazione lo mandiamo via, lo allontaniamo dal tappetino. Se questo è troppo difficile, ogni volta che un pensiero sopraggiunge alla nostra mente, proviamo a concentrarci, a pensare a questa intenzione con cui abbiamo iniziato a praticare oggi e la portiamo con noi, lo ripetiamo dentro di noi come un mantra. Ancora un paio di respiri completi. Ancora un respiro completo qui, inspiro. E con la seguente espirazione possiamo aprire gli occhi e sciogliere il nostro mudra. Portiamo le mani sulle ginocchia, teniamo una postura eretta, con il bacino retroverso, l'addome attivo, l'ombelico che viene risucchiato verso la colonna, attivando l'addome. Il mento è in questo momento leggermente rivolto verso lo sterno e inspirando andiamo a portare l'orecchio destro sulla spalla destra ed effettuiamo delle circonduzioni da destra, quindi espiro, vado indietro, inspiro orecchio sinistro, spalla sinistra, se voglio posso tenere gli occhi chiusi ed espiro, mento allo sterno, ne faccio ancora un paio, provo a seguire il ritmo del mio respiro. Inspiro orecchio spalla, espiro mento allo sterno, ancora un respiro qui. Ed espiro mento allo sterno, ritorno al centro e vado dall'altra parte. Inspiro orecchio sinistro, spalla sinistra, espiro mento su.
al centro ancora, due, prova a tenere entrambi i glutei appoggiati per terra, prova a non sollevare la spalla opposta all'orecchio che si piega verso la spalla, ancora una. Ed espirando un momento verso lo sterno e ritorno al centro. Mani lateralmente al nostro tappetino. Inspiro, sollevo entrambe le braccia. Ed espiro con la schiena dritta, vado più lontano che posso, oltre il tappetino. Ed inspirando, ritorno al centro. Adesso vado ad inspirare, sollevo entrambe le braccia ed espiro, mano destra o avambraccio destro sul tappetino, provo a mantenere entrambi i dischi appoggiati in terra, braccio sinistro al di là della testa, tiro tutto il lato sinistro del mio corpo, provo a guardare la mano che è in alto ed espirando vado a fare una circonduzione. Passo con il braccio davanti a me ed inspirando, bravo, avambraccio sinistro appoggiato al tappetino o semplicemente la mano e vado ad allungare questa volta tutto il lato destro del corpo. Provo ad osservare la mano che è in alto se non ho problemi di cervicale, altrimenti vado al di là della ascella. Percepisco tutto l'allungamento del lato destro del corpo. Ed espirando, circonduzione in avanti e mi riporto su. Adesso inspiro, sollevo entrambe le braccia, afferro con la mano destra il gomito sinistro e spingo la mano tra le scapole. Se posso, faccio quello che posso, non sforzo, lo yoga non è fatica, dolore, è sforzo, ma fino ad un istante prima il dolore. Impariamo ad ascoltare il nostro corpo, a vedere dove può arrivare oggi. Non è importante a che livello apparteniamo, tra virgolette, è importante come il nostro corpo si sente oggi. Bisogna adattare la pratica al nostro corpo e non il contrario. Espiro, sciolgo, di nuovo sollevo entrambe le braccia. Questa volta la mano sinistra afferra il gomito destro e vado a spingere leggermente il gomito verso il basso dietro, la mano prova ad andare tra le scapole, continua a tenere la schiena dritta e l'addome attivo. Mi ricordo di respirare. Ogni volta che respiro entro meglio nelle posizioni, non mi dimentico di respirare, non vado in apnea. Ed espiro, sciolgo e ritorno al centro. Mi porto sulle ginocchia, vado in quadrupedia, quindi vado con le mani sotto i polsi e le ginocchia sotto i fianchi. Mi porto nella posizione della tavola, posso tenere il dorso dei piedi appoggiato a terra oppure tenere i piedi puntati. Se mi danno fastidio le ginocchia, metto una coperta sotto le stesse. Busto neutro, corona della testa rivolta in avanti, vado a fare un po' di esercizi per sciogliere la parte posteriore del corpo. Inspiro, affondo con il bacino, sguardo su, spingo le mani nel tappetino, le spalle lontane dalle orecchie, posizione della mucca. Ed espiro, mi inarco per la posizione del gatto, spingo le orecchie tra le spalle, guardo l'ombelico. Mi aiuto col dorso dei piedi, comunque con i piedi, per darmi la spinta. E ancora 4. Inspiro, guardo su. Espiro, spingo. E ancora 3. Inspiro, guardo su. Ed espiro, spingo. E ancora 2. Inspiro, guardo su. Ed espiro, mi inarco. E ancora 1. Inspiro, gomiti verso l'interno. Ed espiro, mi inarco, un'ultima volta la linea dei gomiti rivolta verso il lato corto del tappetino. Espiro, spingo e ritorno al centro in posizione neutra. Adesso da questa posizione inspiro, stendo il braccio adesso in avanti, allungo la gamba sinistra dietro, il piede di dietro è attivo, che sia flesso o puntato, squadro i fianchi verso il
tappetino, quindi abbasso il fianco sinistro, guardo avanti, inspiro ed espiro in arco, gomito al ginocchio, ancora 4, inspiro a lungo, espiro chiudo, e ancora 3, inspiro a lungo, espiro chiudo 2, ancora inspiro a lungo, espiro chiudo, un'ultima volta, inspiro a lungo, ed espiro chiudo e ritorno in posizione neutra. Inspiro, sollevo, estendo braccio sinistro e gamba destra, mi ricordo della punta dei piedi e delle mani, quindi le dita sono attive, inspiro, guardo avanti, espiro, traccio e chiudo, e ancora 4, inspiro, il fianco destro è basso, ed espiro, chiudo, ancora 3, inspiro, espiro, chiudo, inspiro 2, espiro, chiudo, ancora 1, inspiro, ed espiro, chiudo, ritorno in posizione neutra. Da questa posizione vado a portare gli alluci uniti, le ginocchia separate, vado in balasana, la posizione del bambino. Questa è una posizione che io chiamo in casa, una posizione di rilassamento in cui riprendo il mio respiro. In qualsiasi momento della pratica io mi sento affaticato, ricorrerò alla mia posizione casa, balasana, il bambino. Posso tenere la fronte o il mento appoggiato al tappetino e le braccia tese in avanti. Un paio di respiri qui. Adesso inspiro, sollevo lo sguardo, sollevo i fianchi, punto i piedi per terra ed entro nel primo cane a faccia in giù, Adho Mukha Svanasana. Piedi separati alla larghezza dei fianchi, mani separate alla larghezza delle spalle, il peso del busto va in alto e dietro. L'intenzione è quella di far toccare i talloni per terra, sì, ma in primo luogo di far toccare l'addome alle cosce, quindi se ne ho bisogno tengo le ginocchia piegate. Devo sempre spingere le spalle verso l'esterno, i gomiti verso l'interno. La linea dei gomiti è sempre rivolta in avanti. Spingo con le mani nel tappetino, gli indici puntano gli angoli del tappetino, gli alluci leggermente verso l'interno e i talloni leggermente verso l'esterno. Provo a fare dei passetti sul posto. Faccio tutti i movimenti che mi servono per entrare bene in questo primo cane a faccia in giù della giornata. Inspiro, stendo entrambe le gambe, io ci provo. Espiro, piego, mi avvicino sempre di più con l'addome alle cosce. Adesso inspiro, provo a stendere un pochino ed espirando, talloni verso destra, mi piego con le ginocchia e vado a stendere tutto il lato sinistro del corpo. Se voglio intensificare, mi porto sulla mano, sui polpastrelli della mano sinistra, guardo al di là dell'ascella sinistra. Sento, percepisco l'allungamento di tutto il lato sinistro del corpo. Ed espiro, ritorno al centro. Inspiro, mi allungo ed espiro. Vado verso sinistra, piego le ginocchia. Guardo al di là dell'ascella destra, polpastrelli attivi della mano destra. Percepisco tutto l'allungamento del lato destro del corpo. Ed espiro, ritorno al centro. Adesso inspiro, fletto ancora le gambe, le ginocchia. Ed espiro, spalle su polsi, vado nella panca. Posizione super attiva, i gomiti come sempre puntano l'uno verso l'altro. Le orecchie sono lontane dalle spalle, i talloni spingono indietro. Il busto è il prolungamento delle gambe. Inspiro, espiro, ginocchia a terra. Inspiro, alluci uniti, espiro, balasana, posizione del bambino. E ancora inspiro, punto piedi a terra, cane a faccia in giù. Inspiro, espiro, spalle sui polsi per la panca. Ginocchia a terra, ed espiro, balasana. E ancora uno, punto i piedi a terra, cane a faccia in giù. Inspiro, espiro, vado nella panca, spalle su polsi, inspiro, ginocchia a terra.
Inspiro, punto i piedi in terra, cane, affaccio in giù. Inspiro ed espiro qui, piego le ginocchia, guardo avanti e faccio dei passetti per andare con i piedi più vicini alle mani possibili. Inspiro, stendo la schiena. La schiena deve essere dritta, se non riesco a toccare con le mani per terra non fa niente, l'importante è avere la schiena dritta, quindi le mani possono essere sotto le ginocchia, sopra, spalle lontane dalle orecchie. Ed espiro tutto giù. Afferro con la mano destra il gomito sinistro, viceversa con l'altra mano e mi abbandono in delle oscillazioni per la bambola di pezzi. Collo rilassato. Ed espiro, sciolgo, addome attivo, una vertebra alla volta, mi srotolo verso l'alto. Unisco i piedi, porto le mani al cuore, mi preparo al saluto al sole A, che abbiamo già visto nella lezione precedente. Chiudo gli occhi, mani Anjali Mudra, quindi in preghiera, con i pollici che toccano lo sterno, gomiti e spalle rilassate, bacino retroverso. Inspiro, sollevo le braccia ed espiro, schiena dritta, vado verso il basso. Inspiro, metà, stendo la schiena, espiro, mani per terra, due passi indietro per la panca, ginocchia giù. Mi preparo per il chaturanga. Mi ricordo che posso sollevare i piedi e tenere le ginocchia a terra per andare nel piegamento. Posso anche farlo senza passare dalle ginocchia, quindi direttamente dalla panca con un push-up. Quindi faccio la versione per i begin. Mi raccomando, piego i gomiti uniti alla gabbia toracica a 90 gradi. Prima cosa che va a toccare il tappetino sono il mento e il petto, il sedere rimane alto. Espiro, scivolo. Mani di nuovo lateralmente al petto, inspiro, ruoto le spalle verso dietro, piccolo cobra. Espiro, punto i piedi, transito dalle ginocchia, cane, faccia in giù. Inspiro. Ed espiro, piego le ginocchia, guardo avanti, il passettino, un lungo passo per andare tra le mani. Inspiro a metà, espiro tutto giù. E inspiro, mi riporto con le braccia in Tadasana e provo ad andare direttamente in Uttanasana. Ancora due volte di questo saluto al sole A. Inspiro, stendo la schiena, espiro, mani per terra, due passi indietro o un saltello per andare nella panca. Ginocchia giù o no. Posso sollevare i piedi, chaturanga, mento e petto, scivolo, inspiro. Posso andare in cobra un po' più alto, mantengo sempre il pube verso il tappetino, espiro, punto i piedi, transito dalle ginocchia, cane faccia in giù. Inspiro ed espiro, piego le ginocchia, guardo avanti, lungo passo, salto per andare tra le mani. Inspiro, stendo la schiena ed espiro tutto giù. Inspiro, braccia su nella montagna ed espiro, provo ad andare direttamente per l'ultima volta in Uttanasana. Inspiro, ardha, espiro, mani per terra, passo o salto indietro direttamente nel push-up per chi ce l'ha, altrimenti panca, ginocchia giù, chaturanga. Inspiro, cobra ed espiro, punto i piedi, cane a faccia in giù. Un paio di respiri qui. Mi raccomando, i gomiti sempre rivolti l'uno verso l'altro, spalle ruotano verso l'esterno. Spingo con le mani nel tappetino ed espiro, piego le ginocchia, guardo avanti, lungo passo, salto tra le mani. Inspiro, ardha, uttanasana a metà, espiro tutto giù. Inspiro, ritorno nella montagna ed ispirando riporto le mani al cuore. Mi preparo per il saluto. Alzo le dita, Surya Namaskardi. Per questo saluto al sole, cominciamo lentamente, quanto è la prima volta che lo vediamo insieme. Quindi, inspiro, porto le dita delle mani in linea con le dita dei piedi, vado come per sedermi con il bacino. Devo mantenere come minimo questa distanza, quindi non posso tenere il sedere più alto.
almeno questa distanza, altrimenti ancora meglio se sono ancora più seduta. Da questa posizione attivo l'addome, bacino retroverso, braccia tese, le porto su, al di là delle orecchie. Provo a sedermi un po' di più, devo riuscire sempre a guardarmi la punta dei piedi, guardo davanti a me. Inspiro ed espiro, vado giù in Uttanasana. Inspiro, Ardha Uttanasana a metà, espiro, mani per terra, canonici, due passi indietro per la panca, con o senza le ginocchia in terra, Chaturanga. Scivolo, inspiro, posso andare nel cobra, con tutte le gambe appoggiate per terra, oppure nel cane a faccia in su. Praticamente devo avere completamente le gambe staccate da terra, quindi attivare gambe, glutei. Usare il dorso del piede per farmi forza, spalle, petto aperti ed espiro, transito dalle ginocchia, punto piedi in terra, cane, faccia in giù. Inspiro, sollevo la gamba destra. Provo a tenere questa posizione per un momento. I fianchi sono squadrati, non ho l'anca destra aperta, ma è sempre rivolta verso il tappetino. Provo a fare delle circonduzioni con il piede. 2, 3, 4, 5, così posso scaldare la caviglia. Inspiro ed espirando vado a portare le spalle sui polsi come nella panca e vado ad inarcarmi. Vado a toccare il ginocchio con il mento ed espirando vado a portare il piede destro tra le mani il più possibile. Se non ci riesco, lo sposto io con il braccio. Il piede sinistro poggia il tallone per terra, vado di taglio, leggermente con le dita rivolte in avanti, quindi circa 45 gradi, ginocchio destro esattamente sul tallone destro, addome attivo, mi porto nel guerriero 1, Virabhadrasana 1. Per questa posizione devo essere in affondo, quindi allontano vicino i piedi a seconda di com'è, ho fatto il passo in avanti, il fianco sinistro spinge in avanti, non sono con i fianchi aperti. Fianco sinistro spinge in avanti, braccia su, addome attivo, resto qui per 3 respiri. Ancora una. Ed espiro, mani al lato del piede destro, ruoto sulla punta del piede sinistro, spingo con le mani nel tappetino, questo mi servirà per ritornare dietro con il piede destro. Ginocchia per Chaturanga, gomiti a 90 gradi uniti alla cassa toracica, mentre il petto scivo. Inspiro, cane su, Urdhva Mukha Svanasana, ed espiro, cane giù. Per chi non è principiante, può anche non transitare dalle ginocchia per ritornare nel cane a faccia in giù. Quindi praticamente voi restate nel cane a faccia in giù, quando sono nel cane a faccia in su, direttamente con la forza dell'addome. Mi porto in Adho Mukha Svanasana, mi inspiro, sollevo la gamba sinistra, anche questa volta provo a tenerla parallela al tappetino, a tenere i fianchi paralleli al tappetino, quindi squadrati, non con l'anca aperta, faccio delle circonduzioni col piede sinistro, 2, 3, 4, 5 ed espiro, spalle sui polsi nella panca. Porto il ginocchio al mento, strizzo, 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 piede sinistro tra le mani, piede destro di taglio, controllo che i piedi più o meno siano sulla stessa linea, addome attivo, inspiro, guerriero 1, mi porto su, il fianco destro spinge in avanti. Un altro respiro, addome attivo, bacino retroverso, tutto quanto attivo. Ed espiro, mani accanto al piede, ruoto sulla punta del piede destro, spingo le mani nel tappetino, piede sinistro raggiunge il destro, ginocchia a terra, Chaturanga. Inspiro, Urdhva Mukha Svanasana, cane su, ed espiro, cane a faccia in giù. Un paio di respiri qui. Inspiro ed espiro, piego le ginocchia, guardo.
passo o salto tra le mani. Inspiro, Ardha Uttanasana, piego a metà, espiro tutto giù. Inspiro di nuovo, vado in Utkatasana nella sedia e provo a farlo ad andare direttamente in Uttanasana. Facciamo altre due volte questa sequenza, magari rendiamola più dinamica. Espiro Uttanasana, tutto giù, inspiro Ardha, metà, espiro mani per terra, due passi indietro per la panca, con o senza le ginocchia in terra, Chaturanga. Inspiro Urdhva Mukha Svanasana, espiro Adho Mukha Svanasana. Inspiro, sollevo la gamba destra, do dei piccoli colpetti verso l'alto, sempre tenendo i fianchi squadrati, quindi con il piede destro vado 5, 4, 3, 2, 1, addome attivo, mi sbilancio in avanti, piede destro verso il mento, piede destro tra le mani, sinistro di taglio. Inspiro, mi porto su con le braccia, 3 respiri qui. Ancora uno, ed espiro, mani per terra, punto il piede sinistro, passo indietro panca, ginocchia giù, Chaturanga. Inspiro, Urdhva Mukha Svanasana, spalle e petto aperti, espiro, cane a faccia in giù. Inspiro, sollevo la gamba sinistra, do 5 colpetti col piede verso l'alto, mi ricordo di tenere i fianchi squadrati al tappetino, 5, 4, 3, 2, 1, espiro, spalle sui polsi, ginocchia verso il vento, piede sinistro tra le mani, destro di taglio, addome attivo, fianco destro spinge in avanti, ginocchio sinistro, controllo di averlo sempre sul tallone, un paio di respiri qui, ed espiro, mani ai lati del piede, ruoto sulla punta del piede destro, torno dietro con il piede sinistro, ginocchia giù, Chaturanga. Inspiro Urdhva Mukha Svanasana, espiro Adho Mukha Svanasana. 3 respiri qui, posso piegare un po' le ginocchia. Inspiro, espiro, piego le ginocchia, guardo avanti e lungo passo, salto tra le mani. Inspiro metà, espiro tutto giù. Inspiro Utkatasana alla sedia e un'ultima volta, espiro tutto giù. Inspiro metà, espiro mani per terra, due passi indietro per la panca con o senza le ginocchia, Chaturanga. Inspiro Urdhva Mukha, espiro Adho Mukha Svanasana. Inspiro, piede destro, gamba destra sollevata, espiro, panca, per chi non è beginner può fare direttamente Chaturanga con la gamba sollevata, altrimenti piede destro tra le mani, sinistro di taglio, mi porto su, guerriero 1, inspiro ed espiro, mani per terra, passo indietro, panca, con o senza le ginocchia, Chaturanga. Inspiro Urdhva, espiro Adho. Respiro. Inspiro, sollevo la gamba sinistra. Inspiro qua, espiro panca, ginocchio verso il mento e passo tra le mani. Inspiro, vado su, piede destro di taglio. Virabhadrasana 1. Ed espiro, mani per terra, passo indietro panca, corro senza le ginocchia, Chaturanga. Inspiro Urdhva ed espiro Adho Mukha Svanasana. 3 respiri. Inspiro, espiro, piego le ginocchia, guardo avanti e lungo passo tra le mani. Inspiro, stendo la schiena, espiro tutto giù. Inspiro, vado a sedermi per Utkatasana. Ed espiro, mani al cuore. Respiro qui, riprendo la mia respirazione naturale. Inspiro di nuovo.
sollevo le braccia. Espiro, vado verso il basso in Uttanasana. Inspiro metà, espiro, piego le ginocchia e vado a sedermi con controllo sul pavimento, sul tappetino. Questa posizione adesso, da questa posizione, vado a stendere entrambe le gambe sul tappetino, gambe unite, provo a tenerle più unite che posso, piedi flessi e attivi, provo a tenere la schiena dritta per questa posizione di Dandasana nel bastone, mani lateralmente ai fianchi, spalle basse, petto aperto, respiro qua, addome attivo, è una posizione attiva, gambe forti. Ed espiro, sciolgo, provo a prepararmi a Paschimottanasana, quindi da questa posizione dovrei riuscire a toccare la punta dei piedi, se posso, se è nella mia pratica, posso afferrare con pollice medio indice gli alluci, oppure l'esterno dei piedi, oppure semplicemente appoggiare le mani sulle gambe, oppure utilizzare i mattoncini a supporto, allontanandoli man mano sempre di più da me. Quindi, inspiro, devo stendere la schiena, adesso l'intenzione è quella proprio di percepire l'allungamento dalla zona lombare, quindi non è importante toccare il corpo con le gambe, con la testa, se poi abbiamo la gobba, la cosa importante è allungare tutto questo, tutta questa parte del corpo, quindi possiamo anche leggermente piegare le ginocchia, se riusciamo a afferrare gli alluci oppure i mattoncini. Inspiro, stendo la schiena, spalle lontane dalle orecchie ed espirando, provo ad allungarmi più che posso verso le cosce. Quando mi sento arrivata al massimo dell'allungamento che parte dall'osso, dal coccige, espirando mi avvicino con il mento alle gambe e sto qua per un paio di respiri. Continuo a respirare, le gambe sono attive, le spalle spingono sempre lontane dalle orecchie, si spingono al di là. Ed espiro, sciolgo, sposto i miei mattoncini che non mi servono più. Adesso, da questa posizione, vado a portare le piante dei piedi vicine ai glutei, gambe, ginocchia quindi piegate, vado a portare le mani vicine ai piedi o leggermente più al centro tra i piedi e i glutei, come ci sentiamo più stabili. Il corpo deve essere leggermente inclinato con le spalle e il petto aperti, vado a portare le tibie parallele al tappetino, addome superattivo, mi preparo per Navasana, la posizione della barca. Per adesso possiamo tenere le mani sul tappetino, ginocchia unite per 5, 4, 3, 2, 1 e ritorno giù. Muovo un po' le gambe, lo vado a fare altre due volte, lo rendiamo sempre più difficile, più impegnativo, non più difficile. Ritorno con i piedi vicini ai glutei, questa volta allontano un po' di più le mani se posso, se me la sento, se mi va oggi. Sollevo i piedi da terra, inspiro ed espiro per 5, 4, 3, 2, 1 e sciolgo, scuoto un po' le gambe, mi preparo per l'ultimo Navasana. Avvicino i talloni ai glutei, mani rivolte verso l'alto, braccia accanto al corpo, tibie parallele al pavimento per 5, 4, 3, 2, 1 e lentamente in 5, 4, 3, 2, 1 vado a sdraiare completamente sul tappetino.
questa posizione, avvicino nuovamente i talloni ai glutei, più vicini che posso, porto i palmi delle mani rivolti a terra, con le braccia lateralmente al corpo, addome attivo, glutei attivi, provo ad avvicinare le ginocchia ed inspirando vado a sollevare il busto da terra ed espiro scendo. Vado a farlo nuovamente per restarci 3 secondi, quindi inspiro, vado su, 1, 2, 3, espiro, vado giù. Vado un'ultima volta per 5 secondi, mi spingo più in alto che posso con il bacino senza perdere la presa delle ginocchia vicine. Via. Provo ad avvicinare le scapole tra di loro. 5. Addome attivo. 4. 3. Ginocchia vicine. 2. 1. E sciolgo. Avvicino le gambe al petto, muovo un po' le gambe per scioglierle. Da questa posizione porto le braccia a cactus, quindi con i gomiti piegati a 90 gradi. Vado ad accavallare con la gamba destra alla sinistra, porto il tallone destro verso il lato sinistro, verso terra, lo sguardo a destra e un twist. Una piccola torsione da supini. E ritorno al centro, shaker un po' le gambe, a cavallo sinistro sul destro, piede sinistro va a toccare il pavimento verso destra e sguardo a sinistra. Torno al centro, ginocchia unite, abbraccio le tibie, porto la fronte tra le ginocchia, strizzo, strizzo, strizzo ed espirando mi preparo a Shavasana. Shavasana, la posizione del riposo del morto, posizione finale in cui il corpo trae tutti i benefici dalla pratica. Se ne ho bisogno mi copro perché il corpo si raffredda velocemente in questa posizione. Vado a portare le gambe tese, i piedi cadono lateralmente, braccia leggermente circa un palmo distaccate dal corpo, dita delle mani verso l'alto, quindi palmi ben aperti, spalle rilassate, posso chiudere gli occhi, comincio a recuperare la mia respirazione naturale. Mi serve più respirare soltanto dal naso, posso respirare anche dalla bocca. Posso tenere la bocca leggermente socchiusa con la lingua staccata dal palato. Non permetto ancora per un po' ai miei pensieri di sopraggiungere, di impedire alla mia mente e al mio corpo di rilassarsi ancora un po' e di concentrarsi solo su se stesso. Ogni volta che arriva un pensiero mi ricordo di metterlo su una nuvoletta e con l'ispirazione lo soffio via lontano dal tappetino, ancora per un po'. Porto il mio sguardo immaginario alla punta dei piedi, al piede intero, alle caviglie. Alla parte bassa delle gambe, alle ginocchia e poi alle cosce, ai fianchi, ai glutei. La mia attenzione si sposta sulla parte alta del corpo, la pancia, la schiena, il petto, le spalle, le braccia, le mani.
su verso il collo, il petto, il volto, la testa, la cima della testa. Attraversa nuovamente tutto il corpo per tornare alla punta dei piedi. E man mano il corpo sarà sempre più pesante. Sprofonderà nel tappetino. Voglio, continuo a godere di questo shavasana per quanto tempo voglio, per quanto ne ho bisogno. Altrimenti comincio a risvegliare il mio corpo fisico, muovendone le estremità, le dita dei piedi, le dita delle mani, nei capelli, i polsi, il collo. A destra, un po' a sinistra. Posso portare il braccio al di là della testa per darmi come uno stretching mattutino. E quando me la sento, piego le ginocchia e le porto il petto e le abbraccio come ho fatto prima. Ed oscillo un po' a destra, un po' a sinistra, fino a lasciarmi cadere sul lato in posizione fetale, per godere di questi ultimi istanti solo a me dedicati. E quando me la sento senza fretta, mi aiuto con una mano a riportarmi seduta di fronte a me con gli occhi chiusi e le mani al cuore. Quando sono seduta con le mani al cuore, mi preparo per inspirare per 3 volte profondamente dal naso ed espirare altrettanto profondamente dalla bocca. Colgo l'occasione con ogni espirazione di mandare via tutto quello che non mi serve, i pensieri della giornata che è stata, della giornata che ci attende, le fatiche che ha dovuto sopportare il nostro corpo durante questa pratica adesso non ci servono più. Colgo l'occasione per mandare via con ogni espirazione le parole che non ci servono, le persone che non ci servono, tutto ciò di cui possiamo fare a meno, tutto ciò di cui vogliamo fare a meno. Liberiamoci attraverso ogni espirazione di tutto quello che non ci piace, perché possiamo decidere di mandarlo via così come va via l'aria, l'aria dalle nostre narici durante l'espirazione. E questo vale durante tutta la nostra vita, non soltanto durante la pratica. Inspiriamo profondamente dal naso. Ancora inspiro. Un'ultima volta inspiro. Pensiamo all'intenzione con cui abbiamo iniziato la nostra pratica e decidiamo di portarla con noi e di ripeterla sempre nella nostra mente anche fuori. Da questo tappetino, anche
al di là del nostro tappetino, affinché possa realizzarsi, intensificarsi. Porto le mani sulla fronte, sulla bocca, sul cuore dello yogi, quindi al centro del petto. Mi inchino verso il tappetino e namaste. Grazie. Grazie, ci vediamo la prossima volta.